Ciao a tutti ragazzi, come state? Che dite? Tutto bene? Qui tutto bene. Oggi facciamo un video di ascolto, sentiamo un grande classico, una delle mie canzoni preferite dei Metallica, dal loro album che io ritengo il più bello, ovvero Kill 'Em All. Ci sentiamo Hit the Lights, che è la traccia di apertura, ricordiamolo, Kill 'Em All, album del 1983, esordio dei Metallica per la Megaforce, se non sbaglio. Composto insieme a Dave Mustaine, che però la cui dipartita avverrà prima della registrazione dell'album, quindi c'è del suo, ma lui non c'è all'interno delle registrazioni. Andrà già a formare i Megadeth, con la quale continuerà un discorso thrash metal molto importante. Ripetiamolo, i Metallica con quest'album definiscono una volta per tutte il thrash metal e lo speed metal. Questa è una grande lezione che ho, diciamo, appreso e imparato da Tommaso Franci su Onda Rock, uno dei più grandi lasciti suoi sul sito. Ed è assolutamente vero. I Metallica faranno thrash e speed solamente con quest'album qui. Dopodiché diventeranno heavy, perché senza le composizioni di Mustaine, che è il vero spirito thrash, il vero inventore, se vogliamo, del thrash metal, loro diventeranno immediatamente heavy, subito dopo, con Ride the Lightning. Poi mille discussioni, mille cose, c'è chi non è d'accordo. Se non siete d'accordo con me, va bene lo stesso. Vi invito comunque intanto a beccarvi qui sotto il link che riporta la mia storia del metal, partendo dalla classifica di Onda Rock dei migliori dischi metal di tutti i tempi, che ho fatto insieme al mio amico Francescone Nunziata di Onda Rock, che è uno dei miei video più visti, è una delle mie saghe da quattro video più visti sul canale, quindi ne vado ancora molto molto fiero. Ascoltiamoci The Lights. Allora, l'ho fermata proprio dopo l'assolo, il primo dei tanti assoli che compongono il pezzo. Cosa abbiamo sentito? Un pezzo d'avanguardia pura. Perché? Perché nell'83 non esisteva niente del genere. Qualcosa che mescolasse così una batteria hardcore, dei ritmi così veloci di chitarra, veramente non ci arrivavano neanche, che ne so, i Bad Brains. Non ci arrivavano. Quindi questa era pura avanguardia, era come sentire i Portal negli anni 2000. L'effetto era questo. I Metallica stavano avanti coi tempi, avantissimo. Questo è uno dei dischi più avanti coi tempi in assoluto. 10 anni avanti rispetto al resto del rock, e ha portato poi tutto avanti. Batteria molto dritta, molto che cerca di seguire quasi le chitarre. Quindi c'è già un po' la signature di Lars Ulrich, che ricordiamolo, uno dei batteristi più caratteristici del metal, da alcuni è trattato come un incapace, non lo so, sono gusti, ma questo proprio non lo comprendo. Forse il principale compositore di musica all'interno di Metallica, quindi senza Lars Ulrich non vi piacerebbe i Metallica. Questo
Quindi anche chi dice no, grande band, ma senza Lars sarebbero stati migliori, senza Lars non sarebbero i Metallica. Non solo da un punto di vista sonoro, ma proprio da un punto di vista compositivo. C'abbiamo il basso di Cliff Burton che è molto presente, qui non si sente tantissimo nonostante sia la remastered del 2016, però è un basso che va veloce quanto la chitarra, quindi qualcosa di molto impressionante. E poi le chitarre, Hammett e Hetfield che fanno i pazzi, fanno completamente i pazzi, prendono Hendrix e lo stuprano, prendono Richie Blackmore e lo strappano in 70 parti diverse velocizzandolo, e quindi portano questi assoli fulmini, questi riff velocissimi, sempre fra speed e thrash, che hanno cambiato tutto. Andiamo avanti. Ragazzi, un piccolo Claudio di 15 anni o 16 si mette per la prima volta sull'MP3 Kill 'Em All. Conosceva solamente Master of Puppets, ma non l'album, la canzone presentatagli da un suo caro amico di nome Marco, storico, e forse proprio Ride the Lightning. Conosce due canzoni. Questo piccolo Claudio fa partire l'album, Party the Lights, e si rende conto di aver sentito in quel momento gli assoli di chitarra più belli che aveva mai sentito. E ancora oggi, questo è forse l'album appunto thrash speed con gli assoli di chitarra più belli di sempre, forse proprio del metal. Forse non c'è un disco che ha degli assoli belli come quelli di Kill 'Em All. La voce di Hetfield, nonostante non sia bassa, ma è molto scrimata, è profonda, evocativa come poteva essere quella di Paul Di'Anno. Incredibile, una voce in questo caso profondamente trash, ok? Mai più si riproporrà a questi livelli. James Hetfield, uno dei migliori cantanti della storia del rock, in assoluto. Io adesso mando avanti il pezzo. Ci sentiamo la coda di assoli tremenda e poi due paroline sul finale, così a condire. Thank you.
Kill 'Em All è immediatamente riconoscibile come una delle migliori opening track di sempre. È già un capolavoro. Quindi Metallica esordiscono con una canzone capolavoro in un album capolavoro. Una delle 10-15 band più grandi di tutti i tempi, Metallica. Non nel metal. Nel metal probabilmente sono i numeri uno. Nel rock, secondo il sottoscritto. Pezzo, fra l'altro, più suonato che cantato, in fin dei conti, che probabilmente è più il tempo che passano a bruciare le chitarre che Hetfield col microfono. E 4 minuti e 15 totali, incredibili, irripetibili, fra l'altro. Quindi, che altro vi devo dire? Mettete like al video, commentate, iscrivetevi, è importantissimo, dobbiamo diventare sempre di più. Condividete il video ai vostri amici metallari, ricordiamoli chi erano i Metallica, perché l'ultimo album a me è veramente bruttino e quindi dobbiamo però ricordarci sempre chi sono stati. E appunto iscrivetevi e seguitemi su Instagram dove pubblico tante stories interessanti e vi tengo aggiornati sugli ultimi contenuti del canale. Sempre. Ok, ragazzuoli? Quindi spero che vi siate divertiti, ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, fate i bravi. Ciao!